Conto alla rovescia per la partenza del ritiro del Notaresco. Mentre proseguono i test propedeutici al Savini, giovedì squadra e staff tecnico si trasferiranno a Isola del Gran Sasso, dove inizieranno la preparazione vera e propria. Tra i leader del gruppo c'è il centrocampista Mattia Frulla, uno dei reduci della scorsa stagione, quando con la maglia rossoblu ha collezionato 23 presenze con 5 reti realizzate prima che la pandemia decretasse la fine anticipata della stagione, mandando in fumo il sogno di una promozione in Serie C. Frulla, che ritrova diversi compagni di squadra, non solo dello scorso anno, ma anche quelli di campionati precedenti, quando ha indossato altre divise. Sono contento e ritrovo qualche compagno dell'anno scorso, quindi mi fa felice doppiamente, perché l'anno scorso è stato fatto un bel lavoro. Speriamo di continuare anche quest'anno. C'è rammarico per come si è chiusa la scorsa stagione? Sì, molto rammarico, perché si è perso purtroppo per circostanze superiori a noi, quindi c'è molto molto rammarico. Sì, allora diciamo che ritrovo Dos Santos, Banegas, Sciba, che ci ha giocato insieme rispettivamente Triestina e Giulianova, e con gli altri invece ci ho giocato contro, quindi conosco super giù le caratteristiche che hanno, sarà molto più facile integrarsi, insomma. L'obiettivo è quello di restare competitivi nel girone e possibilmente migliorarsi. Il pensiero è quello di dare continuità a quello che si è fatto l'anno scorso, quindi cercare di far bene tutte le partite, è quella la strada, insomma, quella strada da fare. Cerchiamo di dare il massimo, cerchiamo di dare continuità a quello che si è fatto il lavoro dell'anno scorso per migliorarsi quest'anno.